La Fiat, specialmente la Fiat 500, non era più un prodotto che apparteneva solo alla casa automobilistica, ma era un prodotto che apparteneva a tutti quanti noi. Ci eravamo lasciati parlando del lancio della Fiat 500 che è durato più di un anno e nel video di oggi voglio approfondire proprio questo lancio di quest'auto che è stato un successo. Come abbiamo detto in video precedenti, quando si lancia un'auto è necessario come prima cosa fare brand awareness, ovvero fare una sorta di presa di coscienza. Infatti, affinché i consumatori siano disponibili ad acquistare un prodotto, la prima cosa che è importante è fare in modo che sappiano dell'esistenza di questo prodotto. Dopo la brand awareness, le aziende di solito fanno operazioni di brand image, ovvero non è solamente fondamentale che sappiano dell'esistenza del prodotto, ma è anche importante che i consumatori possano associare quel determinato prodotto a dei valori e a delle situazioni a loro piacevoli. Infatti, un prodotto di per sé non è sufficiente che le persone lo conoscano. Le persone possono conoscere un prodotto ma anche avere una pessima reputazione di esso. La Fiat 500 è stata un'auto, specialmente per il mercato italiano ma anche in generale per l'Europa, fondamentale, ha rappresentato un po' la storia di tutti noi italiani. Probabilmente anche voi, come me, avevate almeno un nonno che aveva la Fiat 500 e questa macchina rappresenta anche un oggetto particolarmente importante perché è spesso citata nei racconti familiari di quando i nostri genitori erano ragazzi oppure di quando si cominciavano ad acquistare per la prima volta auto come beni di largo consumo. Quindi, proprio perché era un oggetto che ha rappresentato la storia dell'Italia, tutti lo conoscevano e io stesso che ho 24 anni, nel 2007 ero piccolo, ma mi ricordo il lancio della Fiat 500 come un evento molto importante. Tuttavia, lanciare l'auto senza fare delle operazioni di immagine come quelle che appunto sto per elencare avrebbe potuto portare dei rischi. Se da un lato la 500 godeva di un'ottima eredità, era comunque un bene legato al passato. Questo concetto di evoluzione, questo concetto di cambiamento in positivo e di essere al passo con i tempi era qualcosa che doveva essere comunicato. Quindi in questo lavoro di retro marketing fatto da Fiat, che voleva appunto allo stesso tempo riprendere l'heritage della vecchia 500 ma trasformarlo, e durante questo lancio, ovvero questo anno di operazioni di marketing, sono state fatte essenzialmente due cose, o perlomeno sono state intraprese due strade. Una strada online e una strada offline. La strada online è senza dubbio quella più interessante perché nel 2007 ancora internet, benché era diffuso, non era preso tanto in considerazione dalle case automobilistiche. Ma prima concentriamoci su quello offline. Fiat ha realizzato una serie di concerti in collaborazione con MTV nelle principali piazze italiane. E l'oggetto di questi concerti era essenzialmente il divertimento. Infatti, anche se all'interno di queste manifestazioni era presente il marchio Fiat, era presente le foto di 500 e quant'altro, l'operazione principale era semplicemente quello di far divertire quello che sarebbe diventato il loro pubblico di riferimento per questo tipo di automobile, ovvero non tanto un pubblico giovane quanto giovanile e soprattutto chic e trendy. Il fatto di intraprendere delle operazioni che solamente in piccola percentuale sono commerciali, ma sono prevalentemente operazioni di coinvolgimento di community, ecco, operazioni che oggi sembrerebbero assembramenti, ma che effettivamente sono eventi in cui la gente si può divertire, è importante per fare in modo che le persone, anche in maniera inconscia, associno quel tipo di prodotto, in caso l'auto Fiat 500, a quel tipo di esperienza divertente, trendy, alla moda, eccetera, eccetera. Una volta che si riesce a far associare determinati valori ad un prodotto nella mente delle persone, a quel punto la parte commerciale viene un po' da sé. Sarà normale di fronte alla scelta di un'automobile preferire la Fiat 500 piuttosto che un'altra che non trasmette niente. Per quanto riguarda internet, invece, l'operazione secondo me è stata ancora più geniale. Infatti, è stato lanciato un portale www.fiat500.it e all'interno di questo portale venivano raccolte le idee e i consigli di appassionati di Fiat 500 affinché questi consigli potevano essere implementati nelle versioni che poi sarebbero uscite dell'auto. Questa operazione, a mio parere, ma potrebbe anche essere sbagliato, infatti lo dico sempre che non sono un esperto, perché è stata molto importante? Perché, come ho detto all'inizio di questo video, un'auto che
rappresenta e ha rappresentato la storia dell'Italia, non poteva essere rimessa sul mercato senza chiedere in qualche modo consiglio alle persone che poi l'avrebbero dovuta acquistare? Infatti la Fiat, specialmente la Fiat 500, non era più un prodotto che apparteneva solo alla casa automobilistica, ma era un prodotto che apparteneva a tutti quanti noi, perché tutti quanti noi avevamo delle esperienze legate a questa macchina. E se fosse stata messa sul mercato senza chiedere parere, opinioni, consigli a nessuno, ci si sarebbe potuti sentire esclusi da questo progetto e non sembrava più l'auto che, appunto, come ho detto prima, apparteneva a tutti noi. E sul concetto proprio che la Fiat 500 appartiene a tutti noi, girerò la terza e ultima puntata di questa miniserie sul lancio della Fiat 500. Quindi mi raccomando, restate sintonizzati, vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima.